Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi vi parlo delle letture del mese di settembre. Cominciamo! Il primo libro che ho letto a settembre è stato Cercando Goran di Grazia Gironella. Allora, questo libro mi è stato inviato direttamente dall'autrice e se mi seguite da qualche anno sapete che io non accetto mai libri che mi vengono proposti dagli autori, perché io parto prevenuta con l'idea che il libro non mi piacerà e quindi non li accetto mai. Sono contenta in questo caso di aver fatto un'eccezione perché il libro, devo essere sincera, mi è piaciuto veramente tanto. Quindi ringrazio Grazia per avermi contattata, per avermi fatto conoscere la storia che aveva da raccontare, per avermi inviato il suo libro. Cercando Goran parla appunto di Goran, un uomo che ha perso la memoria a seguito di un incidente, quindi non ricorda niente di quello che ha vissuto appunto prima dell'incidente e si ritrova a vivere una vita nella quale lui non si ritrova non soltanto nella vita che ha, ma nella descrizione di lui stesso che le persone a lui care, i suoi amici e i suoi parenti gli fanno. In pratica si è risvegliato come se fosse un'altra persona. In più ci sono dei flash, come dei ricordi improvvisi che arrivano alla sua mente e che sembrano appartenere ad un'altra persona, sicuramente appartengono ad un'altra epoca e soprattutto sono si svolgono insomma in un luogo molto lontano dalla città in cui vive. La svolta arriva proprio nel momento in cui Goran decide di andare a cercare l'origine di questi strani ricordi che affiorano alla sua mente e quindi lascia la sua città per un viaggio che lo porterà ad attraversare l'intera Europa. La sua strada durante questo viaggio si incrocerà con quella di una giovane donna che si rivelerà una grandissima amica e una bambina che è sfuggita è scappata dalla sua famiglia per sfuggire a delle violenze. Il libro mi è piaciuto moltissimo perché è veramente intrigante, la storia è ben pensata e soprattutto abbiamo voglia di arrivare il più presto possibile alla fine per capire non soltanto come andranno a finire le vicende dei vari protagonisti, comunque dei vari personaggi del libro, ma anche soprattutto per scoprire da dove provengano questi strani ricordi che sono oltretutto descritti in una maniera incantevole, divina. Parlando appunto di scrittura, vi posso dire che Grazia scrive veramente bene, c'è un giusto equilibrio tra descrizioni e dialoghi. I dialoghi mi sono piaciuti moltissimo e sapete che io pongo particolare attenzione ai dialoghi, soprattutto negli scrittori emergenti o comunque meno conosciuti, e le descrizioni mi sono piaciute tanto perché non sono assolutamente superficiali. Che cosa intendo con questo? Intendo che a volte si trovano degli scrittori che descrivono in maniera minuziosa e dettagliata delle cose che loro conoscono, dei luoghi che loro conoscono molto bene, mentre appena ci si allontana dalla loro comfort zone le descrizioni diventano molto più diciamo molto meno dettagliate, molto più generiche, proprio perché magari appunto l'autore o l'autrice non si è voluto informare troppo su un argomento che non conosceva molto, e questo purtroppo capita veramente in tanti libri. A me è capitato spesso anche pubblicati da case editrici piuttosto grandi, ecco. In questo caso invece ho apprezzato tantissimo che Grazia abbia descritto con dovizia di particolare e con attenzione qualunque cosa descrivesse, dal negozio di antiquariato a città europee sempre più lontane da quella italiana dalla quale parte il nostro protagonista. Quindi, come ho detto, il libro mi è piaciuto un sacco, è un libro che prende, abbiamo voglia di andare avanti, di arrivare in fondo, dei personaggi con una psicologia ben delineata e che quindi ci riescono a trasmettere le loro emozioni, quello che vivono durante tutta la vicenda, e sicuramente in particolare Goran e la ragazzina hanno diciamo dei tormenti interiori piuttosto grandi che l'autrice riesce a trasmetterci benissimo. L'unica pecca, se proprio ne devo trovare una, è che la bambina appunto che fa parte di questa storia credo abbia intorno ai 10 anni, adesso non lo ricordo, però quando lo leggevo ho letto l'età, è una cosa a cui ho fatto caso. Secondo me si comporta e parla come una ragazza un po' più grande, quindi forse avrei preferito che non si trattasse di una bambina così piccola, perché obiettivamente 9-10 anni insomma sono veramente pochi per fare tutto quello che fa lei, quindi magari se avesse avuto qualche anno in più sarebbe stato un po' più veritiero. Questo insomma non toglie in realtà niente alla bellezza del romanzo. Inoltre Grazia mi ha raccontato di aver vinto il secondo premio ad un concorso letterario grazie a questo libro, ha poi riacquistato i diritti e l'ha pubblicato su Amazon, quindi io vi lascio chiaramente il link per poterlo comprare.
lo trovate sia in ebook che in formato cartaceo, perché ha aderito a quell'opzione. Ora io non la conosco molto bene, non l'ho mai pubblicato su Amazon, però per quanto mi ha spiegato lei è possibile appunto richiedere una copia cartacea che viene stampata direttamente al momento dell'ordine del cliente. Quindi se vi piacciono i libri cartacei lo trovate anche in questo modo. Quindi spero che darete un'occasione a Grazia e alla sua storia, perché merita davvero. Il secondo libro che ho letto a settembre è stato So che un giorno tornerai di Luca Bianchini, un libro che mi ha fatto veramente male. Un libro che parla di genitori inadatti a fare genitori e che quindi insomma mi ha toccata profondamente. Le protagoniste di questa vicenda sono due, Angela ed Emma. All'inizio della storia Angela è una ragazza non ancora ventenne che ha avuto una relazione con Pasquale, un uomo del sud Italia sposato. Angela rimane incinta e però Pasquale non vuole riconoscere la bambina che porta in grembo e, nonostante anche la moglie sia a conoscenza di questo tradimento, decidono di non lasciarsi appunto, quindi Pasquale rimane con la moglie e torna nel sud Italia, lasciando Angela da sola ad accudire la bambina. Sua figlia appunto è Emma. Purtroppo però Angela non si sente assolutamente in grado di fare la madre e quindi scappa di casa con un ragazzo che poi diventerà suo marito e lascia la bambina alle cure dei propri genitori e dei fratelli, quindi dei nonni e degli zii. L'altra protagonista, come ho detto, è Emma, la figlia di Angela, e vediamo la sua storia fin da quando è neonata, da quando nasce praticamente, fino alla sua età adulta. E vediamo soprattutto quali sono gli effetti di aver avuto una madre e un padre così. Che cosa intendo con questo? Intendo il fatto che Pasquale e Angela, nonostante abbiano abbandonato la propria figlia, in realtà continuano ad essere saltuariamente presenti nella sua vita, sempre per motivi egoistici, sempre con l'unico scopo di far del bene a loro stessi e non alla bambina. Fatto sta comunque che ogni tanto si ripresentano nella sua vita. Quello che colpisce di questa storia sono gli effetti collaterali di questi comportamenti, di questi genitori che pensano che niente di quello che fanno possa toccare gli altri. La scena più straziante, non è uno spoiler perché è veramente una cosa molto piccola, è quando un giorno portano la bambina a mangiare una pizza fuori, quindi abbiamo Pasquale e Angela insieme con Emma seduta davanti a un piatto con una pizza, e la bambina ha gli occhi bassi e piange sopra questa pizza perché non si rende nemmeno conto di quello che sta vivendo, non è idea di cosa siano un padre e una madre nella maniera più tradizionale del termine, diciamo, e i suoi genitori non si accorgono assolutamente di quello che stanno facendo e non sono assolutamente in grado di alleviare il suo dolore. Questa quindi è la storia che viene raccontata qui, la storia di un dolore, la storia soprattutto di Emma e di come cercherà di tenere dritta la sua vita nonostante sia rimasta così tanto turbata, così tanto ferita dal non aver avuto praticamente una famiglia di riferimento, perché sì, i nonni gli vogliono bene, sì, gli zii le vogliono molto bene, però lei continua a volere dei genitori e questi genitori continuano a deludere sempre, ogni volta, le sue aspettative. I personaggi ci fanno anche arrabbiare, soprattutto Angela, la vera protagonista del libro, una donna che cresce, che diventa un'adulta, ma che di mente, di testa, insomma, rimane sempre la stessa ragazzina di 15 anni che pensa soltanto a se stessa. È un libro quindi che fa male, però allo stesso tempo ci fa riflettere su quanto le nostre azioni abbiano in realtà delle conseguenze positive o negative sulla vita degli altri. Un libro toccante, un libro che si legge benissimo, molto scorrevole, insomma. Ma un libro veramente semplice da leggere, ma non semplice da dimenticare, e io ve lo consiglio, molto bello. Terzo libro letto a settembre è stato Sadie o Sedi di Courtney Summers. Allora, credo che si pronunci Sadie, perché nel libro la stessa protagonista dice che il suo nome è difficile da pronunciare, ma io lo chiamerò Sedi perché è molto più carino e molto più semplice. Allora, questo è un thriller che mi ha inviato direttamente la Rizzoli e la ringrazio infinitamente perché mi è piaciuto un sacco, non l'avrei mai detto. La storia è raccontata da due punti di vista. Il primo è quello di un podcast registrato da un conduttore radiofonico che è stato contattato appunto per raccontare questa vicenda e che ha deciso, una volta indagato e una volta approfondito, di creare delle puntate con varie testimonianze in modo che il grande pubblico venisse a conoscenza di ciò che aveva da raccontare. Il secondo punto di vista è quello di Sedi direttamente, quindi la nostra protagonista. Qual è la storia però che sta alla base di tutto? Sedi ha una sorellina, o meglio aveva una sorellina. Vivevano in una roulotte, in un luogo
diciamo in uno spazio apposito, ecco, per le roulotte, senza un padre, una madre drogata e alcolizzata che le ha abbandonate quando erano ancora delle bambine, quindi praticamente vivono sole insieme a Mary Beth. Mary Beth è la signora che gestisce questo luogo dove appunto si trovano queste roulotte e che è in pratica una nonna per queste due bimbe. Ho detto che Sadie aveva una sorella perché appunto la sua sorellina è stata trovata morta poco lontano dal luogo dove vivevano e appunto è stata uccisa. Quindi Sadie, un po' di tempo dopo la morte della sorella, decide di scappare di casa per andare sulle tracce di quello che lei ritiene l'assassino della sorellina. Da qui si scatena tutto. Mary Beth scopre della scomparsa della ragazzina, non vuole assolutamente rivivere la stessa sofferenza dovuta chiaramente all'omicidio della più piccola e quindi decide, dato che non si fida della polizia, di contattare questo conduttore radiofonico perché indaghi e possa aiutarla a ritrovare Sadie prima che le accada da qualcosa di brutto. La storia quindi, come capite, è molto intrigante. Da una parte abbiamo il podcast che è stato registrato dopo la fine di tutti gli eventi, quindi insomma quando è già tutto finito, mentre il racconto di Sadie è in contemporanea con quello che le sta succedendo, quindi al momento in cui ha lasciato la sua roulotte per cercare questo assassino. Quindi ci sono dei racconti del suo passato, della sua vita, i motivi perché l'hanno spinta a intraprendere questo viaggio e soprattutto il percorso che lei farà per vendicare sua sorella. Se sentite dei rumori sotto del cane che sta passando. Comunque, il libro si legge velocissimamente, anche perché la parte del podcast, per farvi capire, vedete, è scritta molto grande, perché ci sono anche i dialoghi, le testimonianze dei vari delle persone, insomma, che in qualche maniera hanno incontrato, i vari testimoni, ecco, che hanno incontrato Sadie. Quindi quelle parti si leggono super velocemente. Le parti che riguardano Sadie ovviamente sono quelle più coinvolgenti, perché riguardano direttamente la sua storia, abbiamo voglia di andare avanti e vedere come se la caverà questa ragazzina che sembra aver pensato veramente a tutto. Insomma, è un libro super coinvolgente, non vi farà mai staccare gli occhi dalle pagine e soprattutto ha un finale davvero inaspettato. Altro aspetto positivo che voglio sottolineare è che nonostante si tratti di un thriller di quelli da leggere velocemente, voi sapete che in questo genere di libri io trovo sempre una mancanza di approfondimento sulla psicologia dei personaggi. Ecco, in questo caso non è così. L'autrice ha saputo delineare perfettamente anche la psicologia dei vari personaggi, di Sadie prima di tutto, ma anche di tutti coloro che gli girano intorno, di Mary Beth, della madre delle due ragazze che a un certo punto della storia ricomparirà. Insomma, veramente intrigante, uno di quei libri che una volta che li abbiamo chiusi non riusciamo a smettere di pensarci, non solo perché vogliamo sapere come va a finire, ma proprio perché ci sentiamo partecipi della vicenda. Quindi sono molto felice di averlo letto. L'ultimo libro letto a settembre è stato Conversazioni con Dio, un dialogo fuori dal comune di Neil Donald Walsh. Questo è il primo libro di una trilogia, sempre di appunto dialoghi, Conversazioni con Dio. L'autore dice di aver posto delle domande a Dio, delle domande esistenziali che aveva nel cuore da tantissimo tempo e di averle semplicemente scritte su un taccuino. Appunto lui ha sentito la voce di Dio praticamente guidare la sua mano in modo da fargli scrivere le risposte che derivavano appunto da Dio stesso a tutte queste domande che lui gli stava ponendo. Ho letto questo libro perché avevo bisogno di avere una nuova visione sulla divinità in generale, nel senso che volevo staccarmi un po' da quella visione di Dio legata ad una religione in particolare, quindi limitata alle regole della religione, perché avevo bisogno di riscoprire il Dio nella versione più autentica, quella più semplice, e questo libro ha fatto esattamente questo. Mi ha ricordato il fatto che molto spesso siamo educati a vedere Dio come qualcosa che sta sopra di noi, vendicativo, che sta a guardare quando sbagliamo e quando sbagliamo non può far altro che giudicarci e punirci. Questo invece ribalta una visione del genere e ci ricorda che invece Dio è un'entità che ci ama incondizionatamente e indipendentemente dagli errori che facciamo, ma soprattutto mi ha ricordato che lui ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, quindi non è qualcosa che sta sopra di noi ma è dentro di noi, ognuno di noi è parte di questa divinità, tutto sta nel viverla nella maniera più giusta. Inoltre ribalta anche un po' tutte quelle che erano le regole tipiche che abbiamo in ogni religione e ci insegna praticamente a trarre le regole per il giusto comportamento, quel comportamento che ci rende delle divinità, attraverso la semplice esperienza e le sensazioni che proviamo noi e che facciamo provare agli altri.
Un altro argomento importante che ha trattato questo libro è stato quello sulla legge dell'attrazione. Non viene mai nominata così, però come sapete io credo molto in questo genere di cose e anche qui è ribadita la sua importanza e la sua forza. In pratica Dio dice questo, tutto ciò che noi vorremmo che accadesse, tutto ciò che accade nel mondo anzi, è nato prima in un pensiero, ha preso concretezza attraverso le parole e ha preso maggiore concretezza attraverso le azioni ed è quindi diventato realtà. Tutto nasce quindi nel pensiero, nel momento in cui noi abbiamo pensieri positivi, buoni, di gioia, di amore, di compassione, di generosità e li concretizziamo attraverso non solo le nostre parole ma anche le nostre azioni, l'universo intero si muoverà perché tutto questo diventi realtà e che ci ritorni indietro attraverso la realizzazione di tutti i nostri desideri. Insomma, il libro chiaramente affronta tantissimi argomenti, non potrei star qui a elencarveli tutti, ma questi sicuramente sono i più importanti. Non è un libro da leggere magari a letto prima di andare a dormire, perché io ho sottolineato un sacco di parti e ci sono dei punti in cui le spiegazioni sono anche abbastanza articolate e mi dovevo concentrare, ecco. E questo chiaramente ha reso la lettura ancora più interessante. Anche questo ve lo consiglio, ho fatto delle letture molto belle nel mese di settembre e quindi sono davvero felice. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e le mie letture vi abbiano in qualche modo intrigati. Spero abbiate voglia di recuperare qualcuno di questi libri per poterlo leggere e poi farmi sapere che cosa ne pensate. Quindi niente, io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!